finora ha fatto meglio di tutti, Valverde davanti a sé a Cataldo, Pozzovivo, Martin e Cancellara. Adesso naturalmente la lotta per la maglia. Beh, aveva un grande vantaggio sicuramente Nibali, già al Gran Premio della Montagna, non c'è motivo di pensare che le cose cambino di molto. Vediamo giusto il confronto fra Valverde e Nibali, anche se poi le variabili, un po' la foratura, un po' altre situazioni. Macchiata la prova di Valverde, sicuramente macchiata da quella foratura che di sicuro almeno 20-25 secondi gli è costata. Ora per Vincenzo l'ultimo tratto, anche lui ha rilanciato molto bene, però Vincenzo nel finale di questa cronometro, perché abbiamo visto bene spinto su quell'ultimo pezzettino in leggera contropendenza, ora sta affrontando l'ultimo tratto in discesa, ma molto molto convincente la prova di Vincenzo Nibali, che è lì a lottare per il podio di questa cronometro. Vediamo 52-52 il tempo di Valverde per i raffronti diretti tra i protagonisti. Sì, ma è andato fortissimo comunque, dietro Pozzovivo, però molto molto forte. 52-25, guadagna una trentina di secondi, scarta 17 secondi, mantiene 17 secondi su Alejandro Valverde. Vincenzo Nibali 52-25. Ma è importante vedere l'arrivo di Chris Horn da questo punto, soprattutto per sancire la maglia rossa sulle spalle di Vincenzo Nibali, ma ha dato un bel segnale Vincenzo con questo cronometro, che è andato sicuramente all'altezza delle migliori prestazioni di Vincenzo Nibali, anche all'altezza della diciamo così quell'assonanza a Saltara, lui con quella cronometro non vincendola però ha preso la maglia rosa, oggi non vincendo alla stessa maniera potrebbe prendere la maglia rossa. Mi piace la tua prudenza, potrebbe, perché in effetti è giusto così, bisogna dire così. Ma si è detto marocchiare. Horner il tempo limite, facendo due conti brevi, considerando il tempo di Vincenzo Nibali 52-25, bisogna aggiungere 43 secondi, quindi 53-08 è il tempo limite entro cui dovrebbe rimanere Chris Horner per tenere la maglia. E la sorpresa oggi, quest'oggi, la sorpresa è una sola. No, vieni con Pozzovivo. E allora no? Ma credo che sia stato un po' stesso, quindi questa grande prestazione probabilmente ha creduto nelle sue possibilità Pozzovivo, che comunque si rilancia con questo cronometro, perché se è stato capace di andare forte così in una crono particolare come quella di oggi, sicuramente sarà grande protagonista nei giorni a venire, e Vincenzo Nibali potrebbe avere un avversario in più da tenere d'occhio sulle salite che si prospetteranno. Intanto seguiamo l'ultimo corridore impegnato sul tracciato, il leader della classifica generale Chris Horner, quasi 42enne, a ottobre sarà il 12 migliori per lo statunitense della Radio Shack Leopard Team. Chris Horner aveva un vantaggio su Vincenzo Nibali, ovviamente oggi sapete non ci sono moni, di 43 secondi, il tempo di Nibali 52-25, quindi Horner perderà la maglia nel momento in cui si supereranno i 53 primi e 8 secondi. E lo vediamo ancora l'americano impegnato, che aveva messo in conto naturalmente di cedere la maglia, lui aveva detto insomma probabilmente Nibali me la porterà via. E comunque insomma adesso tutte le... Tra l'altro il vento, appunto, abbiamo visto anche tantissime pale eoliche, voglio dire a Michele di Twitter che ne parliamo quasi ogni giorno, perché l'industria eolica è molto sviluppata in Spagna, non solo complice il vento, perché il vento ne c'è tanto anche in Italia. Vincenzo Nibali, maglia rossa. Il vento forte a Candela, dove è pieno di pale eoliche, chi fa la Napoli-Bari sa di cosa stiamo parlando. Non se ne trovano tantissime, mentre in Spagna è molto più diffusa questo tipo di insomma sfruttamento dell'energia. Non è che ha preso una pala eolica e l'è messa sulla schiena oggi domenica. Ma non lo so, è stato pazzesco. Peraltro da quelle parti, lui in Basilicata, insomma, ci si passa da quelle zone dove si vedono tante pale eoliche, si sarà sentito a casa. Cosa vuoi che ti dica? Chris Horner intanto ha superato abbondantemente da almeno 40 secondi i 53-08 fatidici, quindi Vincenzo Nibali vestirà la maglia che in questo momento Horner porta al traguardo, che ovviamente prenderà, però attenzione perché poi Montagno Horner tornerà una classifica che viene cambiata da questa cronometro, come ci aspettavamo un po' tutti. Chris Horner si è difeso comunque sui suoi livelli, grande prestazione di Vincenzo Nibali, buonissima la prova di Ivan Basso, ma stratosferica la prova di nostro Domenico Pozzovivo, che con una prova del genere, che io credo che è il primo a stupire.
riempirsi di questo podio a cronometro dietro due mostri sacri, e il primo dei terrestri, degli esseri umani, diciamo il primo dei terrestri per quanto riguarda la cronometro, è proprio Domenico Pozzolino della mondiale, vedete proprio qua, e ci sono tre bandiere italiane nei primi cinque posti: terzo Domenico Pozzolino, quarto Vincenzo Nibali, quinto Dario Cataldo. Tanta Italia però, non fatevi ingannare dall'Irlanda di Nicolas Roche, non sono quattro, sono tre italiani nei primi dieci, però sicuramente un'ottima prestazione. E Ivan Basso, vede, nei primi venti a 2.43 da Fabio Cancellara, però in tema è comunque interessante, sarà la classifica stasera, la classifica generale, che chiaramente qui ci fanno rivedere ovviamente l'arrivo di potenza di Fabian Cancellara. Guardate che muscoli, che condizione pazzesca, che condizione eccezionale dello svizzero, il treno diretto di Berna con la linguina un po' di traverso. Come sesta vittoria stagionale, aveva vinto la cronometro individuale al Giro d'Austria il 6 luglio, campione svizzero a cronometro, su quello c'erano pochi dubbi, la Paris-Roubaix, il Giro delle Fiandre e Arendelle, insomma tutte vittorie di grande prestigio per Fabian Cancellara, che avrà anche dichiarato: non sono qui per vincere la cronometro della Vuelta, penso solo al mondiale, però intanto questa l'ha vinta anche con grande autorità, quindi arriva la vittoria numero 6 in questa stagione, ha superato le 80 vittorie Fabian Cancellara, davvero una giornata particolare. Nibali sicuramente approfitta nel migliore dei modi di questa giornata, andandosi a riprendere questa maglia che insomma continua a cambiare proprietario, questa maglia rossa che non si vuole posare, è un po' come la maglia rosa, è quella cosa che mai non si posa, anche la maglia rossa lo è in effetti. Comunque Pozzolivo io credo che possa fare un grandissimo salto in classifica, credo che vada, vediamo. Questa è la classifica generale. Qua, Roche sale in seconda posizione, guarda Pozzolivo a 2.44, scalza anche Ivan Basso di Popino. Horner perde terreno, però è sempre lì a 46 secondi secondo in classifica. Mantiene un'ottima posizione Valverde, che con gli abbuoni diventa ancora più pericoloso, e sicuramente sabato e domenica, dove ci saranno due tappe, una Andorra che è veramente una tappa bellissima.